Vedo questa grande opportunità dal punto di vista della struttura dei trasporti, ma lo vedo in infrastrutture, ma vedo ancora di più da un punto di vista dello sviluppo economico, delle attività produttive. E penso che questa è una grande opportunità. L'esperienza che ho avuto in questi mesi mi ha mostrato che poche volte si è fatta attenzione, come è stato fatto in questo caso, al dopo. Nel senso, molto spesso si è pensato a come investire i soldi, ma non si è pensato che il problema non è l'investimento. Il problema è tenere in vita le strutture, tenere in vita le attività, tenere posti di lavoro che restano in effetti. Questi qua sono gli interventi di cui vi dicevo prima, che sono aggiuntivi e sono, come vedete, una somma di circa 2 milioni di euro che fanno riferimento, come vedete qui, già a decreti che stanno del 2011 e che quindi sono nelle fasi, diciamo, attuative. Andando velocemente per quanto riguarda la situazione del porto attuale e saltando a quelli che sono gli interventi previsti, come vedete è stato già detto in sintesi, da una parte c'è il potenziamento della accessibilità per quanto riguarda l'intero ambito della fascia costiera con la creazione di nuove connessioni da attuarsi anche attraverso il miglioramento del sistema della mobilità locale, questo è un elemento importante da tenere in conto in questo. L'altro discorso è relativo alla riallocazione della cantieristica locale delle attrezzature portuali e di aree supporto alle attività portuali lungo la costa, da Largo Gabella del Pesce fino a Largo San Giuseppe dei Paludi, al confine con il locale cimitero. L'ampliamento del porto attraverso il prolungamento dell'attuale molo sopraflutto e la creazione di un nuovo molo sottoflutto per la realizzazione di una nuova banchina per l'attracco dei mezzi per i collegamenti marittimi e per i mezzi di protezione civile. La riqualificazione del porto esistente in una coordinata azione di riorganizzazione degli attracchi e dei servizi per sostenere le attività pescherecce e del piccolo di porto. Se voi considerate la situazione attuale ci sono diversi problemi che abbiamo discusso diverse volte: la scarsa disponibilità di spazi destinati alle attività produttive, l'insabbiamento, l'assenza di servizi di spazio a terra e di attrezzature a sostegno dello svolgimento competitivo delle attività cantieristiche, l'insufficienza di specifici spazi per la flotta peschereccia, assenza di una banchina in grado di ospitare mezzi nautici e spazi a terra per la sosta dei passeggeri e dei veicoli. Andando a quella che sono gli interventi previsti, in effetti rivedendo quelle che sono le peculiarità di questi interventi, vedete tempi di esecuzione 18 mesi, appunto prima l'architetto parlava della difficoltà, che è una grande sfida, e quindi prima ne parlavamo. Penso che questa grande sfida, io concordo pienamente con lei, richiede veramente di mettere a punto un funzionigramma, organigramma di una struttura ben strutturata per portare avanti l'iniziativa, e quindi la riqualificazione della dartena attuale nella zona attualmente occupata dai cantieri, che consiste nella messa in sicurezza degli impianti, eccetera, eccetera. Già faccio notare questo primo elemento. Da prima giustamente il sindaco diceva che un elemento fondamentale su cui cercare di intervenire sono da una parte il mare e da un'altra parte la grande tradizione che noi abbiamo un po' abbandonato nel tempo, ci siamo illusi di poter passare ad approcci a volte di massa e ci siamo dimenticati a volte che invece c'è una grande ricchezza nella tradizione, in particolare chiaramente faccio riferimento qui a Torre del Greco, al discorso di tipo artigiano. Quindi come vorrei vedere un giorno una strada a Torre del Greco che diventa le botteghe dell'artigianato, dei cammei e delle altre cose, come vorrei che quella scuola che prima abbiamo, di cui si parlava per quanto riguarda l'artigianato, servisse ai impatti sulle attività produttive. Cioè la grande opportunità che io prima dicevo di questa infrastruttura non è solo il fatto di tutto quello che si va a realizzare, quello che anche l'onorevole Taglialatera poi illustrerà, ma non ci dimentichiamo, a volte i comuni lo dimenticano, sindaco, che ci sta tutta l'opportunità di promuovere, in particolare io penso ai giovani sul territorio, la capacità di sviluppare nuove imprese. In questa direzione sono tutti gli interventi che abbiamo fatto come giunta regionale, l'ultima 100 milioni per quanto riguarda il microcredito, la possibilità di aiutare proprio l'artigianato, con facilità di poter acquisire fino a 25.000 euro con un percorso molto facile che può servire a un giovane per lanciarsi e potersi mettere anche in discussione sulla capacità imprenditoriale. Questo qui è quanto riguarda l'intervento di cui
Poi c'è l'intervento di prolungamento e risagomatura della testata del molo di sopraflutto, che di sviluppo varia a circa 300 metri, quindi vuol dire dare una nuova vita a Porto eliminando alcuni di quei gravi problemi che prima abbiamo elencato e che ovviamente hanno un impatto sulla potenzialità di sviluppo del porto e della sua capacità economica. E questo è praticamente quello che è l'intervento, potete vedere dal punto di vista di che cosa vuol dire poi dover... Un altro è l'attracco dei cantieri che include il recupero della striscia di costa a valle della ferrovia dello Stato caratterizzata da condizioni di diffuso degrado ambientale e così via. E quindi il discorso stesso è che ogni cantiere dovrà poter intervenire nell'evoluzione e dare una potenzialità di sviluppo che abbia a che fare anche con una maggiore potenzialità da un punto di vista del contatto diretto col mare e quindi delle iniziative relative alla loro attività produttiva. E questo è quello che prima dicevamo relativamente all'insediamento e quindi alla possibilità. Quindi per concludere velocemente, proprio perché penso che sono due i punti che io desidererei mettere in risalto. È una grande opportunità, questa grande opportunità richiede una grande determinazione, richiede persone che riescono a lavorare insieme in un team veramente congiunto. Ho già dichiarato prima, come è sempre stato, che la Regione con tutti i suoi tecnici, in particolare qui c'è il responsabile del settore specifico che è l'architetto Pinto, che è una persona di grande energia e di grande valore, noi abbiamo tutto l'interesse che questa iniziativa vada avanti e nel dire questo io sottolineo che poiché noi abbiamo altri fondi che riguardano altre opportunità che è il cosiddetto, diciamo, sviluppo economico, attività produttive, la cosa meravigliosa sarebbe non solo che c'è un team tecnico che tenda alla realizzazione delle opere, ma che ci sia un team progettuale che tenda allo sviluppo economico con nuove iniziative sul territorio che riescono a coniugare nel territorio la capacità e le intelligenze che ci stanno e dove per caso le capacità che vengono da una grande tradizione che ovviamente viene riconosciuta in tutto il mondo. Grazie.